Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Il grande schermo saluta per sempre una delle maggiori idol mai avute e i suoi fan non sopportano questo brusco saluto. Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, meglio nota come Sofia Loren, è una delle più grandi idol italiane che il cinema ha mai avuto nel corso della sua storia. Il film dove Sofia ha recitato fanno parte del mondo cinematografico italiano ed internazionale, rappresentando il culto del grande schermo. La Loren ha lavorato con diversi registi ed attori di alto livello come, ad esempio, Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Charlie Chaplin, Ettore Scola e tanti altri. Nel 1991, Sofia ha ricevuto l'Oscar onorario e tra i film che sono passati alla storia abbiamo Una giornata particolare, Ieri, Oggi e Domani e Matrimonio all'italiana. Sofia è nata a Roma e fin da quando era molto giovane si è sempre distinta dalle sue coetanee per la sua evidente bellezza. Il suo aspetto fisico le ha permesso di iscriversi a diversi concorsi di bellezza e nel 1950 ha anche vinto Miss Italia. Il primo concorso di bellezza vinto era quando la Loren aveva appena 15 anni e le ha permesso di fare alcuni fotoromanzi e piccole parti in film. Un anno dopo, Sofia conosce Carlo Ponti. Quest'ultimo, folgorato dalla sua beltà, le ha offerto un contratto di 7 anni. Da allora, la Loren ha lavorato in Italia e a Hollywood con gli attori più noti al mondo come, ad esempio, Marlon Brando, Cary Grant, Clark Gable, Gregory Peck, William Holden, John Wayne, Paul Newman, Burt Lancaster e Richard Burton. Il culmine della sua carriera. La vita professionale della Loren ha avuto moltissimi premi ed onorificenze per il talento attoriale mostrato dalla donna negli anni. Ancora oggi i suoi film di molti anni fa incantato il pubblico italiano, unendo diverse generazioni di spettatori. Nel 2021, Sofia ha ricevuto il David di Donatello come miglior attrice protagonista nel film La vita davanti a sé, diretto da Edoardo Ponti che, oltretutto, è anche suo figlio. Tuttavia, i suoi fan si sono visti costretti ad affrontare un duro addio dell'attrice. L'addio a Sofia Loren. L'attrice, malgrado sia ricoperta di affetto, stima e amore, ha deciso di chiudere definitivamente con il mondo del cinema. Questa sua decisione ha raggelato il sangue nelle vene dei suoi fan, che speravano di rivederla brillare sotto le luci dei riflettori cinematografici. Tuttavia, la Loren sembrerebbe essersi decisa in modo definitivo. Malgrado questa sua notizia, la Loren ha dato un'ultima e flebile speranza al suo pubblico adorante grazie a questa dichiarazione: dopo tanti anni io comunque ho voglia di farne uno, sempre più bello e con una storia meravigliosa. Io senza cinema non posso vivere. Forse potremmo rivedere Sofia Loren nel grande schermo almeno un'ultima volta. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.